Nel video tip di oggi vediamo come trasformare un solare paesaggio montano in una giornata uggiosa e nuvolosa. Per prima cosa creiamo un nuovo livello sul quale ci inventiamo una selezione rettangolare circa a livello dell'orizzonte montano. Questa selezione andrà riempita con l'effetto filtro nuvole, per cui assicuriamoci di tenere il bianco e il nero come colore di primo piano e di sfondo. Dopodiché andiamo sul menu rendering, nuvole, e con Ctrl F o Command F se lavorate su Mac non facciamo altro che trovare la soluzione nuvolosa più confacente alle nostre necessità. Dopodiché un bel Ctrl D o Command D per deselezionare tutto. Andiamo sui metodi di diffusione e possiamo scegliere tra una varietà tra luce soffusa, vedete già com'è cambiato il panorama, luce intensa per qualche cosa di decisamente più tetro, luce vivida che dà un effetto molto più psichedelico, oppure per esempio andare su differenza o luminosità. Ok, noi optiamo in questo momento per la soluzione luce soffusa, ovviamente tutto dipende dalla vostra intenzione creativa. Applichiamo subito una maschera di livello e con il pennello nero andiamo a eliminare quelle parti della nostra nuvolosità che non ci interessa includere all'interno della nostra composizione. Dopodiché con lo stesso pennello possiamo benissimo schiarire o riaprire il cielo nuvoloso in tutte quelle zone in cui vogliamo che ci sia senz'altro più come dire, più cielo aperto, ecco. A questo punto, una volta completata la nostra appearance nuvolosa, andiamo a aggiungere a tutta la nostra composizione un livello di regolazione vividezza che abbassiamo in modo tale da spegnere un momentino questa luce così intensa della nostra giornata. Magari possiamo giocare ulteriormente anche sulla saturazione e volendo potremmo anche aggiungere un livello curve per dare un tono ancora un po' più come dire cupo, o per accendere o spegnere il contrasto di questa giornata così apparentemente uggiosa. Questo naturalmente è solo una delle tante metodologie che possiamo utilizzare. Ovviamente lavorando con tutte queste maschere di livello possiamo fare poi tutti gli interventi che ci pare e piace, e a questo punto possiamo ulteriormente andare a giocarcela con i metodi di fusione per capire quale deve essere il tono più come dire più o meno aggressivo della nostra della nostra nuvolosità. Vedete già con il metodo sovrapponi quanto è cambiato il tono della nostra giornata, e volendo possiamo anche aggiungere delle velature di scoloritura anche alla parte bassa dell'immagine, aggiungendo un ulteriore livello dove sono presenti le nuvole per dare un effetto ancora più oserei dire londinese.